Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, anche oggi abbiamo tantissime novità per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite. Giorni molto interessanti per quanto riguarda ovviamente le FNCS, ma il Fortnitemers non è da meno. Parleremo di tante cose relative soprattutto anche agli stili OG, perché è un argomento bello bello caldo, alla patch 14.30 e ai nuovi poteri. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e ovviamente mi riferisco ad Halloween, al Fortnitemers, ma alle skin. In questi giorni stiamo vedendo l'uscita di tante skin a tema di Halloween. Ieri c'è stato lo Skull Trooper, la Ghoul Trooper, non è ancora uscita la falce, secondo me comunque arriverà il 31 ottobre. Abbiamo visto anche la coniglietta, quella oscura e tante altre cose. Molti dicono che le prossime skin che devono arrivare, escludete un attimo la Skull Ranger che ovviamente era già disponibile, saranno Hollowhead, Jack Gordon, il Patch Patroller, lo Spooky Team Leader, la serie di calciatori zombie, la Pele Bone e Hemlock, che è praticamente la strega, quella che cambia durante il corso della partita trasformandola. Molti mi state chiedendo, arrivano i calciatori zombie? Ragazzi, la certezza non l'abbiamo. Io ve l'avevo detto l'anno scorso, prendeteli perché non è detto che riescano, ma sono molto fiducioso che li rivedremo. Quindi mettete da parte i V-Bucks perché altre skin a tema devono arrivare. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché ci sono delle informazioni molto interessanti riguardanti la patch 14.30. Per chi non riesce a decifrare questa schermata, ve la spiego io. Doveva essere tutto pronto, quindi ci aspettavamo questa settimana, giovedì, l'aggiornamento della patch 14.30, ma in realtà è stato scoperto che c'è stata una modifica. Vedete la prima riga? Build nella seconda colonna 208 vuol dire che hanno rimosso la patch dal game, anche se non è ancora ufficialmente disponibile, e l'hanno sostituita con una versione nuova, quindi probabilmente hanno incontrato dei problemi. Ora io non so se abbiano trovato dei problemi per quello che riguarda magari la storyline della season, quindi il Galactus che ci stiamo anche aspettando faccia qualcosa, è lì che brilla da un mese e mezzo e nessuno si sta più spaventando, quindi è meglio capire. O potrebbero anche invece aver trovato dei problemi con la nuova location dedicata a Mida e agli scagnozzi a tema di Halloween. Staremo a vedere ragazzi, sono quasi certo, e non potrebbe essere diverso, che settimana prossima avremo il nostro tanto ambito update e vai via. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché ci sono ragazzi le FNCS. Il fatto che ci siano le FNCS vuol dire anche ricompense per chi guarda determinati streamer che hanno i drop attivi su Twitch. Vi ricordo una delucidazione, intanto tanta tanta roba, perché quando guarderete la finale, se sarete fortunati, potrete sbloccare quel bellissimo quella bellissima schermata di caricamento, mi viene in mente loading screen in inglese. Qualche delucidazione: the emoji and spray will be only given out during the qualifier, quindi ogni sabato potete ottenere lo spray e l'adesivo, mentre il backbling e il loading screen saranno solamente disponibili nel giorno delle finali, quindi il 29 ottobre e il 1 novembre. Mi raccomando ragazzi, state attenti su Twitch a chi ha i drop attivi. L'anno scorso li avevo anche io, chissà se anche quest'anno sarà così. Guardate almeno 10 minuti di live, abbiate il vostro account collegato a Twitch, quello di Epic Games ovviamente, e otterrete
queste ricompense. Non vedo l'ora anche io di ottenere la schermata di caricamento. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché questo è un argomento bello caldo, anzi più che caldo, rovente, perché ha infiammato tutti i forum e soprattutto molte discussioni su Reddit dopo quello che è successo. Allora, delucidazione molto veloce. Si è parlato in queste ultime settimane della possibilità del ritorno degli stili OG per le skin che ce l'hanno. In poche parole parliamo dello Skull Trooper e della Ghoul Trooper, quindi le versioni viola e rosa. Questa immagine ve lo sto facendo vedere. Il problema è che ieri Fortnite Francia ha twittato pubblicamente questo messaggio. Che vuol dire? Adesso non lo so pronunciare in francese, ma vuol dire: la colorazione viola è solo per i veri OG. È partito il panico, ragazzi. Cioè, tu stai dicendo, e qua mi metto io come potresti metterti te che mi stai guardando nei miei panni. Tu mi stai dicendo che io, che gioco dalla Season 1 di Fortnite, da quando è uscito, ma ai tempi non mi era neanche passato per l'anticamera del cervello di shoppare lo Skull Trooper o di acquistare una skin in un videogioco, non sono considerato un vero OG perché non ho la versione viola dello Skull Trooper. Io qua lascio che voi commentiate sotto, vi sembra corretto quello che hanno scritto dalla parte ufficiale di Fortnite Francia? Cioè, i veri OG sono solo quelli che nella Season 1 hanno shoppato le skin e quindi hanno gli stili? Non mi permetto di parlare, lascio a voi la parola. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché questo è bello importante, ragazzi. Ve l'avevo scritto anche nel titolo, riconoscerete sicuro questa schermata di caricamento. Among Us, gioco che sta spopolando notevolmente sulle piattaforme da streaming, dovrebbe avere una collaborazione con Fortnite, probabilmente o al termine di questa season o all'inizio della season 5. Come faccio a saperlo? Sta girando questa immagine, ragazzi, che è molto molto interessante. E come vedete, this is not a leak, quindi non è un leak. In preparazione il backbling di Among Us, quindi il personaggino che probabilmente avrà diversi stili, quindi lo potremo inserire in diversi colori, che prevede appunto probabilmente questo crossover, magari anche semplice, senza per forza avere roba così esagerata in game, ma qualche stile o qualche backbling, tanta tanta roba. Insomma, ragazzi, io anche per oggi tutte le news di Fortnite ve le ho dette. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su Twitch. Ciao!